È il guru incontrastato di Instagram. Sono Mirko Scarcella. Superiamo il 60% di account poco credibili. Va bene, ti aggiorno, sì, sono un millennial. E la vita non so che cosa mi insegnerà. Vivo come voglio, sì, sono un millennial. Ciao, sono Simo, un imprenditore con il mindset della mia generazione e su questo canale mostro perché viviamo in un'epoca piena di opportunità. In un servizio dal titolo Come diventare star dei social. Oggi parliamo proprio delle opportunità di Instagram, il social network che più di tutti ha lanciato la figura e anche ormai credo si possa dire la professione degli influencer. In questi giorni si sta parlando un sacco del servizio delle Iene su Mirko Scarcella. Cosa c'entra questa storia con me? Dobbiamo tornare al 2016. Facebook era ancora abbastanza popolare, ma Instagram era già in quella fase di crescita inarrestabile e si capiva che sarebbe diventato il social network con la S maiuscola, S di social. Iniziarono a nascere i primi servizi di automazione, che erano cose mai viste prima, io non penso esistessero per Facebook, o comunque non si era mai sentita prima la frase «Sì, ma sono follower comprati». E io ovviamente questi servizi li provai. Faccio parte della generazione che scoprì internet, quando ancora ci si collegava con il filo e il modem che faceva tutti quei rumori. E penso che per tutta la vita proveremo qualsiasi novità che arrivi dal web, sperando ci cambi la vita così come ha fatto quella scatola rumorosa. Ma comunque, a essere sincero, li provai perché la logica non era così sbagliata. Le prime automazioni consistevano infatti nel trovare dei profili simili al proprio e andare a lavorare sul target delle persone che li seguiva. Se infatti io trovavo un profilo che aveva centinaia di migliaia di follower e su quei follower andavo a mettere segui, commenta o anche un cuoricino, era molto più facile farsi notare. Anche se poi c'era la bastardata del togliere il follow dopo pochi giorni. Sinceramente non penso di averlo fatto troppo per alimentare il mio ego, ma semplicemente per far conoscere i miei contenuti. Dai, diciamo così. Ma devo aver sbagliato qualcosa perché oggi mi ritrovo con una situazione abbastanza complessa. Quanto la situazione fosse grave l'ho scoperto settimana scorsa grazie a un ragazzo che ha la metà dei miei anni. E fate voi i calcoli perché io non ne voglio sapere niente. Comunque lo contatto perché cercavo qualcuno che mi aiutasse a creare dei contenuti validi, visto che già penso a dei contenuti per YouTube, parlo a un target definito, tiro fuori argomenti pazzeschi, perché non portare tutte quelle cose anche su Instagram? Allora adesso tutti voi che mandate in giro i vostri curriculum sperando di essere assunti, prendete carta e penna. Perché cosa fa questo ragazzo senza che io glielo chiedessi esplicitamente e quindi completamente gratis? Mi prepara un documento di 14 pagine che analizza il mio profilo, con i punti forti, i punti deboli e soprattutto con le possibili strade che potremmo percorrere. Se cercate qualcuno che vi dia una mano sui social, quindi non posso che consigliarvelo. Lo trovate su Instagram col nome Rocco Totaro. Comunque, una cosa del documento attira la mia attenzione. Engagement rate 0,52, sotto la media. Cioè questo numero praticamente cosa mostra? La percentuale che c'è fra tutti i tuoi follower e chi effettivamente lascia un commento o un cuoricino. E la mia fa c***o. Se volete calcolare la vostra c'è un bellissimo tool online e anche italiano dei ragazzi di Ninjalytics. Andate qui, mettete il nick che avete su Instagram e lui vi calcolerà tutta una serie di cose. Ora, per migliorare quella mia bassissima e tristissima percentuale potevo fare due cose. Iniziare un nuovo profilo o sistemare quello che ho. Uno nuovo, a dire il vero, mi sarebbe dispiaciuto. Voleva dire archiviare 900 pezzi della mia vita per riaprirli chissà quando. Sistemarlo presentava però diverse sfide. La primissima, la rimozione manuale di tutti quei follower finti. Uno per uno, per 9000 volte. E anche i ragazzi di Ninja me lo confermano. C'è tutto lo sbatti che devi farti per rimuovere questi follower fake. Ora qui ci sono diverse cose che si possono fare. Hai due opzioni: o usi dei servizi, quindi a sua volta delle automazioni, e Instagram penserà che tu usi veramente dei bot, oppure te lo fai a mano. Se te lo fai a mano, attenzione però a rispettare i limiti di Instagram per non prendersi un blocco.
perché poi se ti prendi il blocco perché ne stai rimuovendo troppi, succede che ti viene penalizzato l'account. Quindi mi sono messo ogni giorno con un timer di 5 minuti, se no magari ci avrei perso le ore, a cancellare e cancellare. E devo dire che all'inizio era anche facile, perché bastava cercare delle lettere straniere per trovare persone come queste. Poi si è fatta via via più complessa, ma attualmente ne ho cancellati già circa un migliaio. Nella realtà Instagram sta cercando sempre di più di arginare questo fenomeno. Nel tempo molte persone si sono viste un ban definitivo o dei blocchi temporanei. Ma esistono ancora tanti siti che non solo fanno comunque comprare i like, ma hanno ancora i sistemi di automazione, come quelli che rispondono ai sondaggi nelle stories. Che tu sei lì, metti un sondaggio nelle storie per chiedere qualcosa ai tuoi amici e vedi che ti risponde, boh, il presidente della Camera. Ieri ho fatto un bel test sulle mie stories di Instagram, dove dicevo esplicitamente, questo è un test, se sei un umano, non rispondere. Due bei bot hanno comunque risposto alla storia, molto coerenti visto che effettivamente non sono esseri umani. Ora c'è un ultimo pezzo di questa storia, ma qui servite voi. L'avventura continua infatti sul mio Instagram. Se già mi seguivate, ben fatto, altrimenti andate ora. Ma soprattutto non siate avari di commenti e cuoricini, così ci andiamo a prendere almeno questo 1%. Quindi ci vediamo di là, ma anche di qua, ecco i prossimi video, quindi comunque iscriviti e spunta la campanella.